Violenza contro i minori. In Italia è record di vittime, 5.383 bambini nel 2016, è quanto emerge dal dossier Terre des Hommes diffuso nella giornata mondiale delle bambine. Ma reagire e difendersi si può. Vediamo come con Laura Cervellione. Un atleta più va avanti con questo percorso e più riuscirà appunto a autodifendersi nel caso in cui la vita lo metta davanti a situazioni di estremo pericolo. Capitano spesso situazioni di pericolo, comunque alla vostra età? Beh, Roma sicuramente non è una città tranquilla. Qui in questa palestra, nel quartiere romano San Lorenzo, viene insegnata l'autodifesa attraverso le arti marziali. Nella conoscenza del corpo c'è anche la possibilità di trasferire questa consapevolezza per costruire relazioni positive. Quindi è in questo modo, dalla consapevolezza di sé, che si elimina, si evita, si interviene su quelle che sono le discriminazioni contro qualcuno, in questo caso le bambine e i bambini, e anche contro ogni forma di violenza. Aggressioni, stupri, atti di bullismo. 5.383 è la violenza da record, il numero dei reati commessi su bambini e ragazzi nell'ultimo anno, mai così alto da un decennio a questa parte. Cosa viene insegnato a questi ragazzi? Soprattutto viene insegnato il confronto con l'altro, attraverso il rispetto. Poi chiaramente se c'è una situazione di aggressione vera bisogna saper spostarsi, quindi avere un atteggiamento marziale, che vuol dire mantenere il proprio centro e quindi sapersi spostare in caso di un'aggressione. Per esempio, lei mi vuole dirmi addosso come prima. La cosa importante non è che gli faccio tante mosse, ma la cosa importante è che lei mi vuole invadere e io mantengo una distanza.